La Galleria dell'Accademia di Firenze arricchisce la propria collezione acquistando 5 nuove opere. Si tratta di 4 tavole di Mariotto di Nardo, 2 sportelli raffiguranti coppie dei santi, rispettivamente Giovanni Battista con Nicola di Bari e Antonio Abate con Giuliano, 2 semilunette, una con l'angelo annunziante e l'altro con la Vergine Annunziata, e del busto marmoreo ritraente Giovanni Battista Niccolini del celebre scultore toscano dell'Ottocento Lorenzo Bartolini. Sono contenta che noi proprio siamo riusciti con questo colpo, perché siamo riusciti a riunire proprio 4 pezzi di un altare e li abbiamo acquisiti entro, diciamo, una settimana, e questo è già praticamente un miracolo, trovare sul mercato delle opere così importanti proprio per la nostra collezione dei Fondi Oro, che è una delle collezioni più importanti a livello mondiale. E inoltre queste opere sono anche in uno stato molto buono. Gli sportelli di Mariotto di Nardo, che erano esposti alla 30ª Biennale Nazionale dell'Antiquariato di Firenze nello stand dell'antiquario Matteo Salamon di Milano, sono stati acquistati dalla Galleria dell'Accademia al prezzo di 300.000 euro. Negli stessi giorni della Biennale, Angelo Tartuferi, vice direttore del celebre Museo Fiorentino e noto specialista di pittura antica, ha identificato le 2 semilunette con le figure dell'Annunciazione come parti terminali superiori dei medesimi sportelli ritagliate in epoca imprecisata. La Galleria dell'Accademia è riuscita ad assicurarsi anche questi ulteriori dipinti ricomparsi sul mercato al prezzo di 170.000 euro. Si tratta di 2 acquisizioni particolari e importanti per la Galleria dell'Accademia, perché specificatamente legate proprio alle collezioni del museo. I 4 dipinti di Mariotto di Nardo erano insieme alla fine dell'Ottocento nella prestigiosa Galleria Corsini, proprio in Palazzo Corsini a Firenze. Poi sono stati dispersi e sono riemersi in epoca recente sul mercato. Il busto del Bartolini è stato invece generosamente donato al museo dall'Associazione Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze. Il busto di Lorenzo Bartolini, invece del drammaturgo Niccolini, anche quest'altra importante...